Piccolo, ma con tante cose da raccontare. Torniamo in Molise. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Ramitello di Di Maio Norante. Di Maio Norante non è una novità per questo canale, come cantina abbiamo già avuto modo di degustare la Piane in un passito di Moscato che vi lascio qui sopra nelle schede come video se volete andarvelo a recuperare. Ma Di Maio Norante non è solo passiti ma è anche altri vini tipici del Molise, tra i quali il Ramitello, che rientra nella DOC Biferno. Il Biferno è il nome del fiume che attraversa la provincia di Campobasso, che è all'origine dell'uva con la quale viene prodotto il nostro vino. Questa DOC ha la versione sia in bianco che la versione rossa, che è quella che abbiamo appunto oggi qui con il Ramitello. Andando a vedere più nel dettaglio la nostra scheda, vediamo che il nostro vino è prodotto con 80% uve Montepulciano, 20% uve Aglianico, ha una gradazione alcolica di 13,5 gradi, l'annata in degustazione è il 2014. E come possiamo un po' intuire anche dai vini, si può dire che è quasi un po' un vino di confine. Abbiamo l'unione del Montepulciano, quindi un richiamo anche all'Abruzzo più in alto, e l'Aglianico, un richiamo invece dei monti tra Campania, Molise e Basilicata, che sono tipici della produzione di quest'altro vigneto e quest'altro uvaggio. Questo si traduce nel nostro Ramitello, che al colore si presenta con un bel rosso rubino abbastanza intenso, anzi direi molto intenso, ci si fa veramente fatica a vedere attraverso. Andiamo a sentirlo al naso. La nota che emerge chiaramente è la nota fruttata di prugna, di frutti di bosco, ma è anche, questa è accompagnata anche da note più sfumate finali di cuoio e liquirizia. Andiamo a sentirlo al gusto. Morbido, vellutato, un tannino non fastidioso, ha un buon corpo, una persistenza forse non lunghissima, però comunque buona, e un quindi lascia la bocca con un buon sapore, un buon gusto, e sicuramente invita a berne un altro sorso. E quindi, dopo aver visto un po' la parte più, chiamiamola così, tecnica del nostro vino, cosa possiamo dire per quanto riguarda le nostre varie categorie? Beh, per il rapporto qualità-prezzo sicuramente è un vino interessante, ha un costo fra gli 8 e i 12 euro, quindi tutto sommato contenuto. È un vino che si può proporre in diverse occasioni, quindi come abbinamenti ad esempio posso indicarvi sicuramente la carne rossa, che è tipico abbinamento, anche forse un po' ormai scontato e abusato, ma se vi dovessi indicare due piatti tipici molisani con i quali potreste degustare il nostro Biferno Rosso Ramitello, beh, sicuramente ci sarebbero i cavatelli al ragù, che è un piatto tipico del appunto di Campobasso, oppure il caciocavallo di Agnone, che anche qui è un formaggio che si potrebbe abbinare tranquillamente al nostro vino. Come occasioni d'uso, beh, è un vino, questo sicuramente da compagnia, è un vino che potete proporre a un pranzo, a una cena magari un po' informale, da condividere con gli amici, è il classico, appunto come dicevo prima, vino per le occasioni di insieme, quindi per le occasioni di festa, e sicuramente vi darà il suo contributo all'allegria e alla felicità dei vostri ospiti. Quindi, dovendo dare il giudizio complessivo su questo vino, posso dire che è un vino interessante, è un buon rappresentante del Biferno DOC, sicuramente potreste trovare dei prodotti di più elevato, diciamo, varietà anche a livello olfattivo e gustativo, però è sicuramente molto caratteristico, quindi se dovete avere un riferimento per questa DOC,
questo sicuramente rientra tra i vini da considerare. Se vi capita di trovarlo in enoteca o al supermercato, non è di difficilissima reperibilità, vi consiglio di provarlo. Quindi se avete modo di acquistarlo, provatelo, condividetelo con i vostri amici e sicuramente farete una bella figura. Bene, anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se come sempre questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Condividete il video con amici, parenti, colleghi, come sempre, anche con qualche amico molisano che magari così rivede un po' delle sue radici, delle sue origini, e soprattutto vi lascio con le mie solite due raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere e la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Ah, scusate, mi stavo dimenticando. Fra un po' arrivano i voti, quindi ancora un attimo di pazienza. Un ciao da Francesco.